Mi era venuto un flash. Programmi strutturati, mica è quello delle 5 domande che avevamo già letto. Ciao ragazzi, spero tutto bene. Sto aspettando che arrivi Andrea per parlarvi del workout del mercoledì. Io purtroppo sono abbastanza acciaccato perché ho un problema al metatarso del piede sinistro. Comunque, sto cercando di correre sul tapis roulant che mi permette di avere meno sensazioni negative rispetto a quelle che invece avrei correndo in strada. Ora che sono passate 2 settimane dall'inizio della fase 2, probabilmente se avete già svolto i compiti delle ultime 2 settimane potreste anche aumentare i chilometri e al tempo stesso svolgere esercizi di qualità. Visto che non ci sono gare, almeno non gare ufficiali se non quelle virtuali, il nostro suggerimento comunque è andare con i piedi di piombo. Qualunque sia il vostro obiettivo, comunque secondo noi conviene pensare che la corsa resti comunque un divertimento. Prima di lasciare la parola ad Andrea vi faccio una domanda: quale secondo voi potrebbe essere la prossima recensione di scarpe? Ci è stato chiesto da più parti di recensire quelle con piastre in carbonio. Ovviamente noi siamo degli eterni indecisi, quindi se avete un suggerimento mettetelo qua sotto. Lascio in sovraimpressione le possibili scelte di qualche giorno fa. Andrea era molto contento di poter guardare e vedere queste scarpe. Ora lascio la parola ad Andrea per sviluppare che cosa fare dopo 2 settimane dalla fine del lockdown. Dopo l'intervista tornerò qua per 2 considerazioni finali. Ciao, a dopo. Ciao Andrea, tutto bene? Ciao Max, ciao a tutti, tutto a posto direi. Com'è andata la settimana? Settimana da predica bene, razzola male, ho fatto poca qualità, tanta quantità però. Ho fatto 170 km, sono usciti così, avevo voglia di correre, quindi sono uscito. Corso, ripeto, non tanta qualità. Ora che sono passate 2 settimane dal lockdown, quali allenamenti proponi per un po' di stammatore alle prime armi? Allora, direi che adesso possiamo fare qualche lavoretto che tutti chiamano di sblocca gambe. Come idea metterei variazioni di ritmo senza guardare il passo. Per un amatore che fa pochi chilometri farei meno parte veloce, più parte di recupero, quindi tipo 40 secondi forte, 1 minuto e 20 di recupero. O poi lì ci sbizzarriamo in qualsiasi maniera, 30 secondi forte, 45 secondi di recupero circa. Fate come volete, il lavoro lo terrei per ora sui 20 minuti e da lì poi vediamo. Se abbiamo chiuso facile l'allenamento, la prossima volta che lo riproponiamo possiamo aggiungerci 5-10 minuti fino ad arrivare alla mezz'oretta, 35 minuti, ma secondo me è sempre meglio non esagerare all'inizio. Mentre per un amatore evoluto io terrei una mezz'oretta di lavoro già subito la prima volta e allenamento uno a uno, quindi 1 minuto forte, 1 minuto piano, 2 minuti forte, 2 minuti piano. Magari teniamo i ritmi un po' più schiacciati, quindi la parte forte, che ne so, la faccio a 4, la parte lenta invece di farla a 6 al chilometro la faccio a 4,40, 4,30. E invece cosa dici a livello di potenziamento? Siccome aumenterai il numero di sedute di qualità, mi chiedevo se fosse ancora opportuno fare potenziamento. Allora, io come idea di base terrei il potenziamento una volta alla settimana, sempre fino a quando arrivo alle gare. Poi lì vedremo. Magari il mese prima della gara smetterei di fare potenziamento, magari qualche piccolo richiamo. Però adesso dovete cercare di incastrarlo, secondo me, ogni settimana. Vedete voi come. Adesso direi una seduta specifica per il potenziamento, poi magari più avanti si potrebbe mettere dopo un lavoretto. E invece a livello di volumi, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, cosa ne pensi? I volumi, ripeto, sempre al massimo il 10% in più dei chilometri della settimana prima, e poi vedete un attimino da come avete finito la settimana. Tanti secondo me l'hanno finita stanchi e con qualche doloretto. Magari io ho sentito che tanti hanno riniziato subito con 10-12 km sparati a botta come ai vecchi tempi, e quindi magari adesso stanno risentendo un pochino di questa riesplosione di carico di volumi. Vedete un attimino, o tenerne come la settimana prima se siete arrivati stanchi alla domenica, oppure potete già aumentare, ma ripeto, massimo del 10%.
Ultima domanda, dove consigli di fare gli allenamenti di qualità? Sappiamo che ora le piste non sono ancora aperte, ma ci sono i tapis roulant e in generale cosa consigli? Guarda, io direi se riuscite a fare, a parte che adesso qualità, come qualità intendo medi o medi variati, se fate medi variati, se fate fartlek, variazioni di ritmo, potete fare ovunque, magari non dove c'è gente sui canali o sulle alzaie, che lì è sempre un po' un casino, primo perché c'è tanta gente che, quindi per evitare assembramenti, e dall'altra perché comunque il passo risulterebbe troppo frazionato tra fermarsi e ripartire. Quindi, oltre alle variazioni di ritmo, abbiamo delle altre variazioni di ritmo per colpa della gente, direi di evitare. Percorsi misurati da voi van benissimo, oppure da GPS, tanto ripetute dove ci interessa il ritmo, come dei 400, dei 1000 alla morte, adesso come adesso non li farei, quindi viene meno anche allenarsi in pista, oppure che ne so, il famoso giro fabbriche della mia zona dove abbiamo un giro da 1000 metri segnato. Ci vado io a fare i medi, ma non mi metterei mai a far ripetute sui 1000, 2000, 3000. Come valutare il vostro allenamento di variazioni di fartlek, se è venuto bene o è venuta una schifezza? Cercate di farlo in progressione, quindi magari fate 20 minuti di lavoro, i primi 5 minuti saranno quelli più lenti, invece gli ultimi 5 minuti saranno quelli più forti. Questa cosa vi dà un pochino l'idea di come è andato l'allenamento, quindi non partite a cannone, i primi 10 minuti di allenamento li fate a una media di 4 al chilometro e gli ultimi 10 minuti di allenamento li fate a 7 perché avete finito le energie. Quindi valutate anche l'allenamento, non valutate l'allenamento in base ai ritmi di ogni singola ripetuta, ma in base alla progressione che avete dato all'allenamento. La settimana scorsa Andrea ci avevi spiegato come fare a capire se siamo migliorati utilizzando la fascia cardio. Invece, a livello di sensazioni, cosa diresti? Sensazioni, usate la scala di percezione dello sforzo per dire, e capite anche voi che se a 3:30 avete girato la volta prima ed eravate cotti e ciuchi, e invece questa volta avete finito con un po' di margine, le sensazioni comunque sono quelle di miglioramento, per dire banalmente. E quando potremmo riprendere a utilizzare una tabella strutturata? La tabella strutturata, guarda, ti direi fatevela già come idea di programmazione adesso, perché capisco che chi non è un allenatore si deve programmare gli allenamenti almeno per dare un senso anche di progressione agli allenamenti, ma non finalizzata una gara, quindi è un mantenimento e io sto puntando a una preparazione invernale, anche se ormai siamo in primavera, arriverà l'estate, terrò una programmazione da inverno, quindi tanti chilometri, tanti lavori aerobici. E cosa facciamo fare a Silvia e Giulia questa settimana? Fartlek sul tapiro direi che si può fare, magari non si vedrà bene la differenza, però. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo la settimana prossima. Ciao, alla prossima. Eccoci qua, Andrea se n'è appena andato. In conclusione, cosa dire? Come ha detto Andrea, dopo 2 settimane di allenamenti è molto probabile che abbiate qualche piccolo doloretto. Nel mio caso specifico, questo doloretto è derivato dal fatto di aver corso 250 km in 2 settimane in giardino. Ad ogni modo, ora, grazie alla presenza del tapis roulant, riesco a correre, su una superficie molto meno dura e di conseguenza ho meno probabilità di infortunarmi. Al tempo stesso, però, non vedo l'ora di ritornare in pista per fare allenamenti veloci come quelli che Andrea ci ha suggerito. Ciao ragazzi, purtroppo ieri sera si è spenta la telecamera, avevo delle considerazioni interessanti che comunque rimanderemo una prossima volta. Nei prossimi giorni ricordatevi di scrivere quali recensioni di scarpe vorreste che facessimo, scrivetecelo qua sotto. Ovviamente le prossime due sono quelle indicate da Andrea e cercherò di completarle nei prossimi giorni. Spero comunque di potermi riprendere abbastanza velocemente, anche perché correre sul tapis mi piace tantissimo, ma al tempo stesso non è la stessa cosa che andare in pista. Mi è stato chiesto dove trovare recensioni di New Balance, ASICS e Oka. Le trovate nelle playlist che abbiamo aggiunto. Per ora è tutto, come al solito, se avete domande chiedetecele pure e se volete potete guardare il sito di Andrea che è disponibile ad allenarvi ovviamente in maniera personalizzata. Ciao, alla prossima! Oh.
Grazie.